siamo soddisfatti perché iniziano a finire tutte quante le incertezze sulle viabilità, gente che sbagliava il senso di marcia, ciclisti che cadevano, pochi parcheggi, quindi diciamo che siamo soddisfatti e tornare alla situazione precedente. Perfetto, va benissimo. Cosa chiedevate? Sempre come era prima, il passaggio avanti, indietro, così, perché abbiamo perso veramente tanto. Adesso va benissimo. Direi di sì, vorrei sapere però chi paghi i lavori fatti precedentemente, che non hanno avuto un grande successo, a quanto mi sembra. Credo che la cervellotica soluzione che era stata adottata prima fosse qualcosa di non sostenibile per questa zona, né per i commercianti né per la viabilità. Quindi plaudo questa iniziativa perché andava fatta al più presto. Era ora, perché è stata una sciocchezza subito in partenza. Non si può attraversare per poi ritraversare ancora, a parte quello. Però insomma, era ora. La cosa più bella che potevano fare a Piacenza è smantellare questa specie di ciclabile strana. Non dico altro. Prima di tutto i venti in via Venturini, che andrebbe chiusa comunque al traffico. E comunque le telecamere là al semaforo, perché non girino tranquillamente in via Venturini e non possano girare intorno al Dolmen, perché sì, questo farà solo andare la gente ovunque, in tutte le direzioni, liberi di muoversi, le macchine. Contentissimo, va sempre bene, tutte le cose positive vanno sempre bene. Era ora che facevo la nuova aggiunta, era ora che facevo questa nuova viabilità. È una cosa positiva.